Non chiamarmi buon uomo, bambina. Lo sai cos'è che fa diventare meraviglioso questo tuo programma? Davvero lo trovi meraviglioso? La fine. E ti pare? Ringraziando Dio, adesso va in onda Parole Nuove. Un vero programma irto di intellettuali e di novità culturali. Ma non esultare, buon uomo. Col tuo cervello da coleottero, alla terza parola difficile di Don Dino Basili, tu sbianchi, sbarelli, sospiri e cacchi per terra. Addirittura. Lo sanno tutti qual è il tuo retroterra culturale. E quale sarebbe? Sentiamo. Il circolo dopo lavoristico Orfei, per clown in pensione. Va bene, ti ringrazio dei complimenti. Ora posso presentare la passerella? Fai, tanto la gente lo sa benissimo che gli applausi sono finiti. Ma non è vero! Signore e signori, qui non siamo mica in un teatro, siamo in uno sottoscala della RAI. Ma non dire così alla gente! Come pubblico abbiamo una donna delle pulizie somala, semisvenuta nell'armadio delle scope. Semmai si dice somala. Sì, ciao ameba! Ma uno deve far trattare così pur di lavorare alla RAI? E se no che ti assumiamo a fare? Ciao buon uomo, e non preoccuparti, quando io e papi ti avremmo licenziato, a casa nostra ci sarà sempre un etto di mozzarella vecchia per te e i tuoi cari. Signori, Relli Pasqua vi saluta! Va bene, da Diego Cugia non c'è altro da aggiungere, tranne che la passerella del nostro spettacolo. Prego gli artisti di salutare il pubblico! Allora sveglio la cameriera somala! La propria quel paese, la Tonchini, Gianni Agus, un grande della rivista italiana e un signore della simpatia. Davvero nessuno di voi stanotte ha avuto le soliche rimane? Giorgio Bracardi, interprete di Donato, Irene Parlante, Botman, il giustiziere dei risparmiatori e del delegato della piazza in rivolta. Senta la cosa, ma lei è o non è Cuccio Diego? Sì! E allora si decide a rendersi conto che bisogna assolutamente pagare le tasse, sì o no? Redattore delle tasse del comune, Francesco Pannofino, ma è stato anche il professor Bignami, Tunin, il Nazis Khan e Ciro la Carpa, l'uomo pesce. Noi non volere Germania sopra o Europa, volere Europa sotto Germania. Noi non mettere interessi Germania sopra tutti, noi mettere tutti a disposizione di interessi Germania. Il cancelliere Kurt Schiffer della Bundesbank tedesca è Vanni De Lucia. Altre sue interpretazioni in questo gran varietà, Vanni Nazi Skin, Mauro Pera, inviato in Iraq e l'avente diritto della piazza che scoppia. Viva la mamma, viva la figlia, quella bambina a calci di piglia. Perla Liberatori, ovvero la terribile Relli Pasqua. Perla ha 10 anni ed è alla sua prima avventura radiofonica. Che scapannello di compratori, nel recinto sembrate dei tori, tutti in borsa. Che comprate di bello in borsa? E infine la nostra divina, Franca D'Amato. Grazie a tutti voi e a domenica prossima. Da una località segreta del misterioso Oriente, Radio 2 vi ha presentato... La Domenica delle Meraviglie.